Questa è la rappresentazione di un esercito che opera in condizioni di normalità. Diciamo che è l'esercito, tra virgolette, italiano nel periodo del 1861-1870. È costituito da 100 reggimenti e da un corpo di cacciatori franchi che è praticamente il reggimento di disciplina. Si può finire nel corpo dei cacciatori franchi per due tipi di comportamenti: la cattiva condotta, e riguarda i rapporti con i superiori e sostanzialmente la loro capacità o meno di comportarsi adeguatamente nelle funzioni che svolgono. Il secondo motivo per cui si può finire nel corpo dei cacciatori franchi è il rapporto che mantengono con i commilitoni e con i civili. Per esempio, si può finire perché ci si sposa senza permesso, oppure ha avuto un alterco violento con un commilitone, o perché si è derubato un commilitone, o perché si è derubato un civile, o perché si è ferito qualcuno, e cose di questo genere. Normalmente, diciamo che grosso modo questo bollino rosso indica l'1% dei soldati del reggimento, e questo un altro 1%. Insieme noi abbiamo tutti coloro che finiscono nel corpo dei cacciatori franchi. Questo in situazioni di normalità. Ma la situazione in cui si viene a trovare l'esercito, tra virgolette, italiano al periodo gennaio 1861, giugno 1861, è molto diversa da questa situazione di normalità. La mostro con questa aggiunta. Ok, come vedete, io ho aggiunto dei quadrati verdi ai bollini rossi e celesti. Questi li ho aggiunti da questa parte, non potevo farlo anche da questa parte, perché riguarda sostanzialmente tutti i reggimenti. Che cosa sono questi quadrati verdi? Compare in quei 6 mesi, e dura solo per 6 mesi, ma per motivi che spiegherò più in avanti, una situazione paradossale, cioè il 30% dei meridionali che vengono trascritti nei ruoli matricolari dei reggimenti, di tutti e 100 i reggimenti, il 30% che vengono trascritti dal 1 gennaio e il 30 giugno sono sostanzialmente cancellati con la dicitura errata filiazione. Errata filiazione vuol dire che è stato scritto in modo errato il nome del padre del soldato, oppure il nome della madre o il cognome della madre. Normalmente, dico, un'errata filiazione si risolve in modo molto semplice: basterebbe abbrattare quel nome sbagliato, quel termine sbagliato, con un rasoio, dopodiché scrivere sulla parte a brasa e si è risolto il problema. Invece si mette questa scritta errata filiazione, e uno ci si aspetta di trovare trascritto quel nominativo del soldato più i nomi dei genitori in un'altra parte del registro più avanti. Solo che andandoli a cercare, questi nominativi non vengono più registrati. Quindi errata filiazione viene messo soltanto per cancellare una precedente iscrizione nei ruoli matricolari. E questo è il primo problema che fa sospettare, che fa dubitare che effettivamente si sia trattato di un'errata filiazione. La seconda cosa è che il 30% di tutti i meridionali hanno questo tipo di, hanno, presentano questo tipo di scrittura. Non solo, ma sono, rispetto a questi bollini rossi, a questi puntini rossi, sono 3,5 volte di più, cioè costituiscono il 3,5% di ogni reggimento. Questi non so, sono troppo numerosi per finire nel corpo dei cacciatori franchi. Noi sappiamo soltanto che il loro nominativo viene cancellato, e il motivo per cui viene cancellato è perché probabilmente è successo qualcosa che non si aspettavano. Normalmente, cosa succede in un esercito normale? Quando arriva nel
al reggimento, si trascrive il nome e il cognome del soldato, il nome del padre, il nome della madre e il cognome della madre. Dopodiché si aspetta qualche giorno, forse anche qualche settimana, perché praticamente il soldato deve fare il giuramento, deve giurare la sua fedeltà al re e alla patria. I meridionali che arrivano nei primi 6 mesi, al 30% di tutti quelli che arrivano, noi sappiamo che si rifiutano di giurare la fedeltà a Vittorio Emanuele II. E a questo punto non sono, secondo la prassi, secondo anche i regolamenti, non sono abilitati ad essere dei soldati del nuovo esercito. Perché c'è questo comportamento? Ma il comportamento viene giustificato, e lo sappiamo da varie interviste che sono state rilasciate ai giornalisti, dai prigionieri di guerra arrivati a Genova, i soldati dicevano un solo Dio, quindi un solo re, quindi un solo giuramento al re. Non possiamo giurare fedeltà a un altro re perché abbiamo già giurato fedeltà al re di Francesco II del Regno delle Due Sicilie. A giugno, non c'è, dopo giugno, non si presentano più di queste errate filiazioni. Per quale motivo ci siamo domandati? Beh, il motivo c'è, ma è troppo lungo da presentare adesso, lo presenterò nella prossima, diciamo, informativa che darò su questi argomenti. Grazie dell'attenzione, arrivederci.